Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo sempre su Final Fantasy VII Ever Crisis perché dobbiamo parlare un pochettino delle novità che avremo praticamente all'interno del gioco in questi giorni. Parto col presupposto che non ho fatto video in questo frangente di tempo semplicemente perché uno, ho avuto problemi con la mia versione Steam di gioco, quindi non ho avuto la possibilità di poter effettivamente registrare e di poter giocare letteralmente la mia versione Steam. Quindi sono stato impegnato nel risolvere il problema, che poi era un problema veramente stupido, che a pensarci uno si mette quasi le mani nei capelli. E poi secondariamente stavo aspettando di vedere se effettivamente fossero in un modo o nell'altro travelate alcune notizie dal data mining, cosa che purtroppo non è riuscita, perché comunque ora, come vedrete appunto dagli annunci, la manutenzione a quanto pare sarà stanotte probabilmente, cioè la manutenzione quella grossa, quella che importa fondamentalmente i dati all'interno del gioco, sarà praticamente o stanotte, sì, dovrebbe essere stanotte. Comunque andiamo a vedere un po'. Ecco qua, abbiamo diverse notizie che ovviamente non abbiamo letto, perché ovviamente noi ci eravamo fermati al rilascio del nuovo capitolo, che tra l'altro risulta essere molto particolare e anche molto interessante dal punto di vista di trama. E poi ci siamo concentrati sul Ranking Dungeon, dove appunto vi ho fatto uscire diciamo i video con i miei suggerimenti e le mie robe, la mappa e tutto quello che ovviamente vi serviva per affrontare al meglio questo Ranking Dungeon. Io sono riuscito a migliorarmi leggermente nel punteggio, dovrei riuscire a restare nella top 100, anche se in realtà non in alto come speravo. Sono diciamo oltre il 50esimo posto, l'altro ieri ero al 58esimo, ora volendo potremmo ricontrollare un attimo al volo, però dovrei comunque rimanere nella top 100, però diciamo non in una posizione comoda, diciamo dall'alto di favore, come all'inizio che addirittura ero 11esimo, quindi tanta roba, però non sono stato nella top 10 neanche per un momento. Andiamo avanti, dove appunto abbiamo la manutenzione di oggi, o per meglio dire probabilmente stanotte, perché effettivamente... Esatto, praticamente avremo la manutenzione praticamente questa notte, dove appunto sarà una manutenzione volta al preparare tutto ciò che avremo all'interno del crossover. Perché ovviamente per chi se lo fosse perso e per chi ovviamente non avesse avuto modo di potersi aggiornare in questi giorni, abbiamo la data e soprattutto abbiamo già il contenuto del prossimo crossover, ovvero il crossover con Final Fantasy VII Rebirth, quindi il nuovo capitolo di Final Fantasy VII che uscirà per l'appunto a fine mese, il 29 di febbraio, ci permetterà di avere all'interno di Ever Crisis una collaborazione, un crossover. Sembra quasi cacofonico addirittura Final Fantasy VII con Final Fantasy VII Rebirth avere un crossover, ma vi ricordo che Final Fantasy VII Ever Crisis segue per quello che è il filone originale della storia, mentre invece il progetto remake a quanto pare andrà un attimo a modificare qualche cosa, quindi giustamente è come se fossero due giochi diversi. In questo caso Final Fantasy VII Rebirth, come appare anche dal sottotitolo Fall of a Hero, Prologue tra l'altro, quindi il prologo, probabilmente sarà diviso in più parti questo crossover, anche perché il crossover di Final Fantasy IX è durato un mese, mentre invece questo probabilmente durerà circa due settimane, o forse il prologo durerà due settimane e poi continueremo praticamente con altre porzioni, no, di questa collaborazione. Non ne ho idea. Per il momento sappiamo che comunque è un crossover che si concentra su ciò che abbiamo giocato nella demo. Quindi se avete giocato la demo di Final Fantasy VII Rebirth o l'avete vista giocata da me, vi ricordo sul canale Twitch, se volete ovviamente seguitemi. Che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che appunto questo crossover, come potete vedere, appunto diciamo
questa notte fondamentalmente verrà rilasciato all'interno del gioco, avremo il prologo, dove appunto avremo la possibilità di effettuare esperienza, quindi diciamo di vivere fondamentalmente l'esperienza della storia di Sephiroth e di Cloud all'inizio della loro investigazione appresso il reattore di Nibel. Quindi avremo la possibilità di diciamo proprio percorrere quella parte di demo che abbiamo già giocato in live. Il periodo dell'evento è appunto da domani mattina, quindi diciamo il 16 notte alle 3, fino al 4 marzo sempre alle 3. Quindi sempre con lo stesso orario. E come potete vedere abbiamo appunto il banner di poter vivere appunto l'esperienza di Final Fantasy VII Rebirth tramite l'evento, diciamo tramite la storia evento, sia con Sephiroth che con Cloud. Infatti, come si è visto anche dal trailer che è stato rilasciato ovviamente da Square Enix Japan, avremo la possibilità di utilizzare Sephiroth e Cloud come personaggi guest, quindi come personaggi ospite. Che vuol dire? Vuol dire che saranno dei personaggi già diciamo prebuildati e che avranno la possibilità di poter combattere al nostro fianco. Quindi sia Sephiroth che Cloud in questa versione, ovviamente, quindi nella versione Rebirth, saranno presenti all'interno del nostro gameplay. Quindi vorrei vedere, sono molto curioso di vedere come verranno introdotti questi personaggi guest, che molto probabilmente saranno al posto magari di uno dei nostri personaggi, quindi dovremo formare diciamo un party da due più il personaggio guest e quindi poi combattere nell'evento a disposizione. E infatti, come potete vedere, in alcune delle battaglie dell'evento del crossover i guest character Cloud e Sephiroth potranno essere portati per la challenge, e poi ovviamente andremo avanti con il progresso della storia e otterremo ovviamente degli oggetti esclusivi e anche degli eventi esclusivi o delle quest esclusive che poi dovremo fare all'interno del gioco. Dovremo ottenere gli oggetti come il Planet's Blessing o i le Moogle Medal, che potranno essere scambiati per premi lussuosi che ovviamente possiamo come sempre scambiare all'interno degli shop dell'evento. Si vede anche il Materia Keeper, che probabilmente sarà il boss dell'evento, dove appunto dovremo combattere all'interno dell'evento, e poi oggetti scambiabili che possono essere collezionati all'interno di queste quest potranno essere scambiati per altri oggetti come la nuova arma free to play di Sephiroth, che sarà la Ashura. Quindi non la Ashura intesa come signora di Milano, ma la Ashura, che è una cosa ben diversa e che sarà presente praticamente all'interno dello shop. Quindi nuova arma di Sephiroth, diciamo free to play. Vedremo effettivamente cosa permetterà di ottenere come stats, perché ovviamente una sub weapon free to play è sempre ben accetta se aumenta statistiche interessanti. E poi ovviamente anche ticket con 4 stelle o più per pullare all'interno del banner, e poi anche weapon parts di personaggi specifici e memorie sempre di personaggi specifici potremo ottenere appunto sempre nello stesso modo. E infine abbiamo anche la nuova notizia fresca dell'update della versione 1.6.0, quindi andremo a migliorare la nostra versione di gioco, dove appunto avremo l'inserimento del crossover. Quindi la nuova versione ci permetterà di avere il crossover all'interno del gioco, la campagna che per l'appunto ci consente di festeggiare l'arrivo di Final Fantasy VII Rebirth, che ovviamente continuerà, penso per tutto il periodo anche di rilascio di Final Fantasy VII Rebirth, perché ovviamente ci sta. Ci saranno aggiunti, verranno aggiunti in questo caso i premium draw ticket. Che cosa sono i premium draw ticket? Saranno dei ticket che praticamente avranno la possibilità di poter far pullare anche le armi dei crossover, le nuove armi ovviamente che usciranno, e anche le armi dei crossover.
Ovviamente anche in questo caso fare diciamo una pull da 10 ci consentirà di ottenere gli stamp. Quindi all'interno dei banner adesso verranno aggiunti questi ticket che potranno essere utilizzati per essere sfruttati all'interno dei banner. Quindi non sono i classici ticket che abbiamo, che pulliamo appunto solitamente con i tre, diciamo con le 3 stelle fino alle 5 stelle o i ticket 4 stelle e più, ma saranno proprio dei ticket che potremo ottenere per utilizzarli nei banner. Un po' come su Opera Omnia, che fondamentalmente avevamo i ticket che si ottenevano dagli eventi, si ottenevano dagli exchange o comunque si ottenevano in vari modi e poi potevano essere utilizzati per pullare all'interno del banner, che ovviamente serve per risparmiare le gemme o comunque serve in generale per avere un risparmio fondamentalmente del diciamo del proprio capitale e quindi utilizzare i ticket anziché andare di gemme, quindi una sorta di accomodamento, no, tra il free to play e anche un po' il pay to win. E poi avremo nuove materie, avremo nuove funzioni per quanto riguarda la sintesi delle materie, quindi potremo in un qualche modo selezionare la stessa materia per farla diciamo in serie e non ogni volta doverla riselezionare con tutte ovviamente gli oggetti che vanno inseriti. Quindi nel momento in cui noi completeremo la sintesi di una materia potremo subito premere il tasto per fare appunto un reforge e quindi rifare la stessa materia con le stesse impostazioni per evitare di perdere tempo. Verrà rilasciata una nuova icona ovviamente per quanto riguarda la nuova versione di gioco e poi ci sono ovviamente anche dei piccoli miglioramenti per quanto riguarda la quality of life, ma questo sinceramente ci interessa ben poco. Quindi ragazzi, che cosa dire, pronti per questo evento crossover? Sicuramente poi domani vi farò il video dove vi rilascerò tutte le news del crossover, parleremo anche del banner perché sicuramente ci sarà anche il banner di debutto dell'evento del crossover, quindi al solito avremo i video con l'analisi dell'evento, l'analisi del banner e poi nell'eventualità ovviamente io pullerò in live, quindi ci vedremo sicuramente in live sul mio canale Twitch. Chiunque ovviamente voglia pullare è il benvenuto. E poi ovviamente ci organizzeremo e ne parleremo soprattutto in live di questo evento, faremo le coop, faremo al solito le nostre serate community, proprio perché quando escono questi eventi e quando c'è la possibilità di avere un contenuto su Evercrisis ovviamente ne approfittiamo. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile come sempre e noi ci becchiamo alla prossima. Bye bye.